È da un po' che non facevo un sinceramente, è da un po' che non sentivo la necessità di parlare tanto di più del previsto, e quindi per i vecchi sapete che il sinceramente è un video particolare nel quale bisogna stare attenti, aprire le orecchie e scrivere dopo il commento. Per i nuovi avete capito la linea guida. Sinceramente è un video nel quale provo ad aprirmi ancora di più. Solitamente sono sempre molto sincero, ma nel sinceramente provo a spingere, ad addentrarmi ancora di più all'interno della mia mente. E credo che sia necessario questo sinceramente, perché in questi ultimi giorni se ne sono dette, sentite tantissime, come è giusto che sia, in un momento di difficoltà. E quindi voglio cercare di farvi capire effettivamente il mio reale pensiero sulla Juventus di Andrea Pirlo, perché non vorrei mai essere, non lo so, preso in mala considerazione, magari qualcuno ha capito male, inteso male qualche mio ragionamento, qualche mia parola, quindi provo veramente a mettermi più a nudo possibile con un video di questo tipo. Ma prima vi chiedo di scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione, sapete già che è l'applicazione che ci guiderà per tutta l'estate tra europeo e calciomercato. E il calciomercato della Juve potrà essere impegnativo. Ed è per questo che grazie a OneFootball vado a collegarmi a quella famosa parolina che si chiama rivoluzione. Io sono stato tanto criticato perché ho detto secondo me non occorre una rivoluzione. Ma attenzione, cerchiamo di sintonizzarci sulla stessa frequenza. Che cosa vuol dire rivoluzione? Qual è il significato della parola rivoluzione? Perché ovvio che qualcuno potrebbe dirmi: no, tu sei matto, guarda un po' come siamo messi, bisogna rivoluzionare. Per me una rivoluzione è appunto una campagna acquisti che passa nella cessione di 6, 7, 8 giocatori, o dell'allenatore e 5, 6, 7 giocatori, o di una grandissima parte dirigenziale, e credo che non sia questo il momento adatto. Non credo che sia questo il momento adatto per una semplice motivazione. Io guardo i casi spinosi della Juventus, e i casi spinosi della Juventus per me sono tre principalmente, e sono Dybala, Ronaldo e Pirlo, e capisco che le tempistiche sono errate. Ora, io non sono per il Pirlo in e per il Pirlo out. Attenzione, fermiamoci un secondo a ragionare su questa cosa, perché io molte volte vedo e dimentico, anzi, io ricordo, ma vedo che tanti si dimenticano che il punto focale del discorso è la Juventus, non è l'allenatore della Juventus, perché molti tifano l'allenatore, molti tifano un'idea. Il giorno stesso di Pirlo in panchina, io ho letto tanti arrabbiati. Io per dire ero abbastanza contento, mi sembrava la classica scelta fuori dal coro che poteva avere un successo inaspettato. Corsione di poi, oggi, al 23 di marzo, quando sto registrando questo video, vi dico che non sono soddisfatto di Pirlo, non posso essere soddisfatto di Pirlo, sarei un matto, un folle ad essere soddisfatto di Pirlo. Quindi quella mia idea dell'epoca, in questo momento storico, è sbagliata. Io non posso essere soddisfatto del lavoro di Pirlo fino ad oggi. E l'ho già detto più volte, ci sono degli errori evidenti. Il fatto che la Juventus vinca e perda da chiunque, e questo avviene da settembre e oggi è marzo e non è stata risolta, è quasi aprile, è un problema. Il fatto che all'interno della partita non si provi mai a cambiare il sistema di gioco se non impostare a 3 o a impostare a 4, è un problema. Il fatto di non provare diverse tipologie di moduli quando le cose non vanno bene è un problema. Il fatto che alcuni giocatori sembrano entrare in campo perennemente svogliati, ci sono delle partite in cui nessuno sembra crederci finché non prendi uno schiaffo, è un problema. Sono tanti problemi irrisolti, sono tante cose che secondo me sono palesemente colpa dell'allenatore o insistere con determinati giocatori. Il caso più emblematico è Bentancur come regista, è un problema. Ma sono tante cose sulle quali deve intervenire l'allenatore. È certo che deve intervenire l'allenatore, lì per quello, eh. Non è l'allenatore, non è che è quello che si occupa di mettere giù 11 giocatori e fine. No, l'allenatore ha un lavoro quotidiano. L'allenatore deve entrare nella testa dei giocatori. Se alcuni giocatori sono svogliati e non ce la fanno perché non ne hanno voglia, l'allenatore deve capire perché non ne hanno voglia. E se si accorge che non ne hanno voglia, questi giocatori non devono giocare. E non devono giocare, devono giocare con gli altri. Ieri abbiamo fatto il video su l'ipotetica sulla carta Juve migliore da schierare da Andrea Pirlo, e spero che possiate essere anche bene o male d'accordo con me sulle scelte. Ma poi ci sono tante micro scelte che ricadono nella condizione fisica, nell'infortunio, nello stato di forma fisica, ed è lì che deve essere bravo l'allenatore a cogliere, a capire. Io non è che sono qua a difendere Andrea Pirlo, voglio che rimanga Andrea Pirlo, voglio allontanare Andrea Pirlo. Io
semplicemente penso di non avere la capacità di decidere questa cosa, perché sono un tifoso, quale voi. L'allenatore deve avere una costruzione interna che va d'accordo con la società, è sulla stessa linea societaria, che va d'accordo con i calciatori, è sulla stessa linea dei calciatori. Se qualcosa si rompe in questo meccanismo, è giusto cambiare. Se l'anno scorso si è sbagliato a prendere Pirlo, è sbagliato perseverare se magari ci si è accorti che Pirlo non è all'altezza. Lo diceva anche Allegri l'altra sera, è meglio fare un passo indietro, per farne tre avanti. Insistere con un errore è un doppio errore, è confermare un errore. Ok? Quindi ben venga se si sono accorti che è stato un errore allontanare Andrea Pirlo. Per me non è un problema. Fatto sta che se ricominciamo ancora un altro anno con un allenatore nuovo, come Bentancur, noi lo sappiamo che non è un regista. Pirlo non sapeva, penso che ormai se ne sia accorto. O non sapeva, come ha detto candidamente nella conferenza stampa pre-Roma, che all'andata Kulusevski non fosse un grandissimo calciatore di calci d'angolo, che McKennie fosse un grande saltatore invece non andava neanche a saltare. Sono cose che impari con il lavoro quotidiano. E quindi un altro nuovo allenatore dovrebbe ripartire ancora una volta da questi concetti. Ma ben venga se il meglio, la cosa positiva per la Juventus è cambiare allenatore. Ben venga, se la cosa positiva per la Juventus è fare una rivoluzione, ben venga. Io però in questo momento mi trovo qua, guardo appunto quei famosi casi spinosi. Pirlo non è nemmeno tanto spinoso perché, ripeto, se non arriva entro le prime quattro, o se hai piani alti o la squadra non c'è coerenza, non si incastrano, non si può continuare con Pirlo. È meglio ripartire l'ennesimo nuovo anno, pur consapevoli del fatto che non stai sbagliando ancora una volta, stai evolvendo, ok? Stai dicendo, ok, ho fatto un errore, quell'errore va modificato in corso d'opera, d'accordo? Però Dybala e Ronaldo sono casi spinosi, perché da Dybala e Ronaldo passa tutto il mercato della Juve. Io vi dico, no rivoluzione, ma perché? Perché io faccio un ragionamento. Noi siamo andati male quest'anno con Dybala e Ronaldo, anche se Dybala purtroppo non l'abbiamo mai avuto. Immagino il prossimo anno senza Dybala, senza Ronaldo o senza Dybala e Ronaldo. Io voglio sapere chi viene al posto di questi qua. Perché se già fai fatica con dei giocatori forti come Cristiano, fortissimi come Cristiano, con dei buoni, ottimi giocatori, perché lo sapete qual è la mia concezione di Dybala, non è un fenomeno. È uno dei più grandi giocatori in Italia, ma non è un fenomeno. Fenomeni sono Ronaldo e Messi, Mbappé, questa gente qua. Dybala è un grandissimo giocatore. Non è un fenomeno. Non è un fenomeno. Ed è inutile che me lo portiate a livelli altissimi. Io lo adoro, sono dell'idea che sia l'attaccante migliore dopo Ronaldo all'interno della Juventus, sono anche tanto consapevole dei suoi limiti, ma guardando la potenza di questa Juve, la forza, il livello di forza di questa Juve, sono dell'idea che Dybala debba essere un punto cardine di riferimento in questa Juve. Poi non è un fenomeno oggi, è un 93, non è giovanissimo, non è nemmeno vecchio, ha degli anni davanti in cui può dimostrare di fare quel passo successivo che gli manca. È evidente che non ce l'abbia ancora fatto, potrebbe farlo e spero che lo faccia la Juventus, spero che lo faccia adesso. Ma se noi ci immaginiamo questa squadra che è stata mediocre fino ad oggi, questa squadra è stata mediocre, senza anche i giocatori che tecnicamente sulla carta sono migliori, è un disastro. A meno che tu non vada a farmi un acquisto che ti permette di colmare questo gap, di queste uscite. Siamo in periodo Covid, siamo in un periodo con un conto in rosso, siamo in un periodo in cui probabilmente ci sarà l'ennesima ripartenza, l'ennesima rivoluzione. Io vedo che la base è ottima rispetto all'anno scorso, questa base tecnica è ottima, abbiamo dei giocatori ottimi in prospettiva. Per questo io dico non serve la rivoluzione. Però capisco che ci sono dei casi spinosi che sono Dybala, Ronaldo, i più spinosi che hanno un ultimo anno di contratto. Hanno un ultimo anno di contratto, poi bisognerà capire se Dybala non rinnova, va via quest'anno. Forse anche Ronaldo. Ed è per quello che vi dico, figa, se poi vogliamo fare anche la rivoluzione, io sono pienamente consapevole che Rabiot, Bentancur, Alexandro, Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Buffon sono giocatori che non sono il futuro di questa Juve e non possono palesemente essere il futuro di questa Juve. Ma già hai dei casi spinosi di alto livello, già è difficile vendere, già hai il conto in rosso, già non hai soldi per andare ad acquistare nuovi prospetti, perché ricordiamoci sempre una cosa. Per ogni giocatore che parte, io voglio un giocatore che entra. E se devo dar via un calciatore mediocre per acquistare un altro calciatore mediocre, non mi cambia niente. Cioè, se devo vendere Bernardeschi per prendere la sua fotocopia e pagarlo 30 milioni, Bernardeschi lo vendo a 15, tengo Bernardeschi perché non mi cambia niente. È qui il concetto.
se io vendo un determinato giocatore, io voglio che quello che arriva, che possa essere più forte, perché sennò non stai crescendo. Avete capito? È quello il mio concetto di non rivoluzione. Io voglio fare pochi acquisti, voglio mantenere quelli forti che ho, li voglio mantenere. Voglio vendere Ramsey perché penso che non ci sia prospettiva, uno tra Bentancur e Rabiot. Magari anche Alexandro, se vogliamo, che non è un problema. Se vogliamo anche Chiellini e Buffon possono dire mi ritiro, facciamo un discorso per assurdo. Voglio che entrino due centrocampisti, di cui uno veramente forte e uno in prospettiva. Voglio che mi entri un'altra punta perché siamo corti là davanti. E voglio che mi entri un terzino sinistro titolare. Ma quelli che entrano, quei quattro, questi solo quattro che ho detto, pochi che entrano, devono essere di alto livello. Se mi fai una rivoluzione, mi devi cambiare 7-8 giocatori, come fai a prendere 7-8 giocatori di alto livello senza soldi? In quale modo ci si può riuscire? Secondo me è impossibile. Quindi nella mia testa è più logico prenderne pochi ma molto buoni. Poi ci sono dei casi spinosi. E poi ci sono dei giocatori che potrebbero dire: boh, io non ne voglio, cioè, non ne voglio più sapere. Cioè, io qua non ci voglio più rimanere. Se Dybala, Ronaldo, Alexandro, Rabiot e Bentancur arrivano e ti dicono: io qua non ci voglio più stare, devi accontentarli. Devi trovare una squadra che li compra, che li accontenti sotto il profilo economico, che ti dia un buon ingresso per il cartellino, e poi devi andare sul mercato. Cosa che comunque ritengo complicata. Complicata, almeno in questo momento. Quindi io proverei a tenere ancora i giocatori forti che abbiamo qua, perché nella mia testa non c'è di cedere neanche uno di quelli forti. C'è di cedere quelli in equilibrio, quelli mediocri, quelli che ormai hanno un'età e anche un rapporto con il campo, come Alexandro, probabilmente come Ramsey, come Bentancur, come Rabiot, come Bernardeschi, che non è eccellente, non è eccellente, ma che poi sul mercato mi possa dare la garanzia di farmi arrivare un giocatore di qualità elevata. Cioè, è inutile. Non voglio cedere Bentancur per la fotocopia di Bentancur con 1 o 2 anni in più, 1 o 2 anni in meno, di un'altra nazionalità, che so per certo che non potrà essere un giocatore forte. Io voglio i giocatori forti. Cioè, se non compriamo giocatori forti, allora teniamo quelli forti che abbiamo adesso e fine. Cioè, che cosa devo dirvi? Dobbiamo cederne 10 per comprarne 10 e non innalzare il tasso tecnico? Se mi alzi il tasso tecnico, puoi vendermene 25. Puoi prendere tutta questa squadra e cambiarla per quanto mi riguarda. Se questo è il bene della Juventus, fallo. Non c'è nessun problema. Ma sono realista. Capisco che è un momento storico in cui fare mercato è complicato e comprare giocatori forti è complicato. Quindi ripartiamo dai giovani. Il discorso di fondo è ripartiamo dai giovani, ripartiamo dalla linea verde che abbiamo costruito l'anno scorso. Cioè, la vera rivoluzione, secondo me, è stata l'anno scorso. Bisogna dare continuità a questa linea verde, modificando alcuni giocatori che non sono più idonei al progetto, ma inserendone pochi ma forti, non tanti ma mediocri, pochi ma forti. Questo è il mio motto in questo momento, no? Un'altra cosa che chiedo alla società: se rivoluzione sarà, e mi va benissimo, ripeto, se si sono accorti che non c'è proprio possibilità di continuare con Pirlo perché è stato un errore e si vuole modificare, e mi va benissimo a patto che si vada a migliorare. Gli ultimi 2 anni in cui abbiamo cambiato due allenatori, Allegri viene esonerato a maggio, una roba del genere. Sarri viene annunciato dopo un po', ma palesemente non era la prima scelta. Dai, parliamoci chiaro, adesso è passato un po' di tempo. La Juventus cambia Allegri e prende Sarri? No, ci deve essere stato qualcosa nel frattempo. Io so per certo, cioè so per certo, mi auguro, mi aspetto, il mio cervello mi impone di pensare che ci siano stati dei contatti con altri top allenatori, top manager in giro per il mondo, che poi questa cosa non si è concretizzata. Allora lì è un errore. Lì è un errore. Perché se non sei convinto di quello che stai andando a fare, fermati un attimo, ragionaci un attimo. È quello che vi dicevo prima, se devo cambiare tanto per cambiare. Guardate dove ci ha condotto cambiare tanto per cambiare. Se cambi, cambi meglio, cazzo. Se cambi, cambi meglio. Se devo cambiare solo perché mi sono rotto i coglioni a vedere ste facce e prendo altre facce di cui mi romperò i coglioni tra un anno, tra 365 giorni siamo qua a dire le stesse fottute identiche cose con lo stesso animo che abbiamo in questo momento. Io non lo voglio, eh. Io da Juventus non posso aspettarmi che in 3 anni ci sia questa confusione. Quindi, se vogliamo cambiare, mi va bene cambiare. Idee chiare e convinzione di cambiare meglio. Se no, continuiamo con quello che c'è. Continuiamo con quello che c'è, almeno diamo continuità. Questa è la mia idea della non voler fare la rivoluzione. La rivoluzione la devi fare tra un anno per forza. Ronaldo e Dybala scadono.
E Morata scade il prestito e Chiesa lo devi scattare. Insomma, la rivoluzione italiana la devi fare. La devi fare. Ti partono quattro attaccanti, tre attaccanti, due attaccanti. La devi fare. Sei obbligato l'anno prossimo. Quindi vuol dire rivoluzione 2 anni fa, rivoluzione l'anno scorso, rivoluzione quest'anno, rivoluzione il prossimo, rivoluzione fra due. Cioè, figa, inizia a diventare un po' un problema. Inizia a diventare un po' un problema. Una squadra per crescere ha bisogno di certezze. E anche quest'anno, l'anno scorso, usciamo con Lione. Usciamo con Lione. Il giorno dopo Sarri è esonerato e c'è Pirlo. E Pirlo, in quel momento lì, è stato preso per fare un'altra cosa. È stato messo lì per un'intuizione. Quindi anche qui un colpo di coda, improvviso. Non si è ragionato, non si era convinti di Pirlo in quel momento lì, come non si era convinti di Sarri 2 anni fa. Quindi, per cortesia, dato che lo sapete già, perché lo sanno già cosa si vuol fare l'anno prossimo, se Pirlo oppure no, è il 23 di marzo. Il campionato finisce tra un paio di mesi. Abbiamo 2 mesi, se si vuole cambiare, per informarsi, ragionare e capire qual è il profilo giusto per questa Juve. Non facciamo delle cose improvvise. Se dobbiamo cambiare Allegri per Sarri, se dobbiamo cambiare Sarri per Pirlo, se dobbiamo cambiare Pirlo per Pinco Pallino, non mi va. Non mi va più. Non mi va più. Voglio che ci sia chiarezza, perché in questi 2 anni questo è mancato. Poi ieri parlavo con un mio amico, mi diceva, è difficile poi capire... Difficile poi capire perché dentro dalla Juve non filtra niente. Perché è andato via Allegri? Boh. Ha litigato con chi? Perché è andato via Sarri? Boh. A chi stava simpatico o antipatico? Negli ultimi 2 anni noi abbiamo esonerato i due campioni d'Italia. Due allenatori campioni d'Italia. Quest'anno forse confermeremo quello che non vincerà lo scudetto e mi auguro che possa arrivare nelle prime 4, arrivare in Champions League. Qualsiasi sia la decisione che verrà presa, io voglio chiarezza. Io voglio sicurezza su quella decisione. Poi, io ripeto, sono un tifoso. Il massimo che posso fare è esultare quando fanno gol e arrabbiarmi quando perdono. Questo è il massimo che posso fare io. Quindi è un appello quello che rivolgo ai piani alti, che non arriverà mai. Cambiare mi va bene. Secondo me non è necessario distruggere tutto quello che si è fatto l'anno scorso, ma bisogna continuare e inserire giocatori più forti rispetto a quelli che abbiamo, dando per assodato che secondo me quest'anno c'è una buona base in prospettiva sulla quale ripartire, cosa che non c'era l'anno scorso, ma con sicurezza e chiarezza. Questo era sinceramente. Io spero di essermi fatto intendere il più possibile, perché veramente più di così faccio fatica a spiegarvi cosa c'è dentro di me. Mi va bene tutto. Io sono uno a cui va bene tutto. L'importante è che poi a beneficiare di questo tutto sia la Juventus. Non io, non voi, non un'idea di qualcuno di noi.